7-4-1, sì, poi biblioteche, laboratori, ripercorriamo la vecchia, la vecchia 15. Tutte e due, ecco, adesso i meccanismi attuativi del 7-2-1, legacy 2-3, 7-4-1, legacy 15, localizzazione, montagna, limitatamente le tipologie areali 10. Questa volta siamo leggermente più fortunati del passato. Praticamente tutta la nostra montagna, con esclusione di 7, se ricordo bene, comuni parzialmente montani, rientrano in CIRI, quindi la montagna è coperta tutta. Beneficiare i comuni, perché questi sono interventi che devono beneficiare i pubblici, i comuni. Un investimento, perché ci sono questi dati già così di dettaglio, direi che noi abbiamo già predisposto siamo pronti per avanzare la proposta di modifica del PSR. Il problema è dall'altra parte, quelli che hanno il manico del coltello, che non vogliono sentire, tanto non ce n'è, ci si può sbilanciare, non ce n'è presente in sala, cioè la commissione è anche capibile la cosa, che vengono da un negoziato estenuante con tutte le regioni italiane, eccetera, dice non vogliamo sentirne parlare perlomeno adesso di modifiche del PSR, quindi sarà in futuro. Le anticipo e poi le formalizzeremo in un qualche modo per un motivo che vi dico dopo, che è la questione della pianificazione. Comunque la scheda di misura è stata predisposta e ne abbiamo dato una copia informalmente ai funzionari della commissione in occasione del comitato di sorveglianza che si è svolto 2 settimane fa. Contributo 90%, e anche qua pensiamo di fare un qualcosa di molto più semplice, come potete immaginare, rispetto al passato, ma comunque di andare a finanziare dei programmi di intervento che dovranno avere i due progetti. Cioè si andranno finanziati, se tutto va bene, dei programmi predisposti da dei comuni contenenti due progetti, un 2-3 e un 15. Ci saranno, e li abbiamo già indicati in queste schede, dei requisiti minimi di ammissibilità, che li vediamo un attimino dopo, ci saranno dei criteri di valutazione ovviamente, e la procedura di selezione dei programmi che abbiamo in mente è un qualcosa che ricalca ciò che è stato fatto in passato, semplificandolo e riducendolo nei passaggi. Piano di sviluppo dei comuni, operazione 7-1-1, perché la richiamo? Quell'operazione, veramente velocemente, è un'operazione che si è resa necessaria perché nell'ambito della misura 7 le operazioni previste da regolamento e non coperte, diciamo, da una pianificazione a monte, cioè quelle operazioni rispetto alle quali non siamo stati in grado di trovare una giustificazione nell'esistenza di un documento programmatorio, quelle possono essere effettuate, e attualmente la 761 miglioramento dei fabbricati di alpeggio, quelle potranno essere effettuate se a monte saranno, tra virgolette, coperte da piani di sviluppo. La 721 e la 741 le proposte, anche se non sono coperte da una pianificazione, e allora noi, quando lanceremo gennaio, febbraio, adesso si vedrà un attimino, la misura, l'operazione 711 dei piani, che dovrà contenere di minima la pianificazione, cioè i desiderata in termini di fabbricati di alpeggio, dovrà anche contenere i desiderata in termini di borgate per la costruenda misura delle due operazioni. Ecco. Spero di essere stato chiaro. Ne parleremo ancora. Velocissimamente, i requisiti minimi di ammissibilità soliti, presenza di collegamento, borgate di antica formazione, borgate di limitata estensione, una presenza trascurabile di edifici, ma soprattutto la presenza di un numero minimo di residenze. Ecco, questa è, diciamo, la volontà regionale. In passato non era così, il numero di residenti faceva punteggio ma non faceva poi la differenza, e in futuro si richiederà una presenza di numero minimo di residenti. Criteri di selezione: prezzo architettonico, dimensione contenuta, buono stato di conservazione, localizzazione nelle fasce più elevate del territorio montano, per privilegiare, diciamo, le borgate, che la montagna, da regolamento, quella che prende l'identità compensativa, è una montagna, se vogliamo, un po' anomala. Ci sono delle zone che proprio, me ne scuso con chi rappresenta tali zone, ma propriamente un criterio di selezione sarà privilegiate, diciamo, le borgate localizzate in fasce altimetriche più
forte, e poi un peso importante verrà dato alla demografia misurata in termini di numero di residenza, che è la presenza, già la presenza di attività economiche importanti, quindi delle unità locali o imprese, e la presenza di servizi. Ringrazio e mi scuso, mi sono dilungato.